Buonasera a Tamtam numero 10 e opinioni come sempre in libertà. Questa idea non è affatto male, viene da Trieste, tanto per cambiare, e riguarda l'export dell'agroalimentare. Il piccolo ne ha dato, come dire, notizia con un certo entusiasmo. Ha detto che questa è la volta buona che la Via della Seta trova dei mercanti che riescono a sfondare in Cina. E sfondare come? Soprattutto con il vino. Soprattutto con il vino perché Frieste, che è una struttura che sta a Bagnoli della Rosandra, ha una superficie enorme per stoccare le merci e ne ha una discreta, 76.000 metri quadrati, per la refrigerazione. Quindi contenitori, bottiglie, eccetera, ci stanno tutti. Leggo dal piccolo, si tratta di mettere a frutto le potenzialità del terminal intermodale, offrendosi come punto di riferimento per la logistica dell'agroalimentare del nord-est addirittura. La strategia coinvolge anche la Fondazione Agri-Food e Bioeconomy Cluster del Friuli Venezia Giulia, che stanno producendo lo studio della piattaforma, eccetera, eccetera, eccetera. Di mezzo ci sono le banche di credito cooperativo e anche Civibank. Allora, un paio di considerazioni. La prima è che quanto al vino, credo che chi ha voce in capitolo sia il Friuli in assoluto, e poi vabbè, c'è il transito a Trieste, ma non andiamo per il sottile, ai confini della patria, vabbè, ci sta. La seconda è per una volta le circostanze congiurano per una collaborazione che non sia ad handicap, come spesso capita quando c'è di mezzo Trieste e il Friuli, per cui qualcuno ne guadagna molto e qualcuno forse non ne guadagna. Poi c'è una terza considerazione, che al di là della collocazione geografica, della location, come dire, della logistica che vede Trieste fortunatissima in questa posizione con il porto, io mi chiedo, e la domanda poi la girerò al nostro ospite, se è possibile che tutte le buone idee nascano a Trieste, a Friuli, una buonissima idea, è difficile trovarla. Allora, questa domanda la faccio subito a Mirko Bellini, al dottor Mirko Bellini, che è il direttore commerciale del colosso della vitivinicoltura, che è La Delizia di Casarsa. Grazie di aver accettato Grazie l'invito. Allora dico, è possibile che tutto nasca a Trieste, in Friuli, nome bos di lavorà? a lei. Beh, grazie per l'invito. Dai, Trieste fa parte del capoluogo del Friuli Venezia Vabbè, vedo Giulia questo sorrisino che e quindi dimostra tutta la convinzione di questa affermazione, no, sì. no, 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 a parte gli scherzi, Sì, è a parte gli vero. scherzi. E comunque l'elemento strategico, un elemento strategico per il rilancio del Friuli Venezia Giulia, il porto di Trieste e la città di Trieste. C Trieste, se fosse stata città libera, sarebbe stato negli anni 50 a oggi un punto di forza non solo per il Friuli, per l'Italia, però è un porto importante. Ha fatto un accordo con la Germania. È fondamentale, secondo me, il rapporto del Friuli Venezia Giulia nei confronti della Baviera, che sarebbe un elemento di traino molto molto forte. Se ne è discusso tante volte e va percorsa questa strada. Quindi la possibilità di sfruttare questa nuova opportunità che viene data dal Recovery Fund e da Trieste deve essere un'arma per tutti. Ecco, ma siccome lei è specialista in questa cosa che si chiama vino, come produrlo, come venderlo, soprattutto come portarlo in giro per il mondo, cosa dice di quest'idea? È un'idea forte, è una banalità, come dire, è gioco forza il vicolo in cui dobbiamo incunearci? Credo che una parte importante di questa idea sia il fatto di puntare sulla logistica. Il Recovery Fund e soprattutto il coronavirus ha evidenziato il problema delle nostre aziende e ha evidenziato che il mondo dovrà cambiare. La logistica diventerà un punto fondamentale per le aziende. Noi stessi l'abbiamo completamente esternalizzata, 25 milioni di bottiglie le diamo da lavorare a chi di mestiere lo fa, non è più una competenza nostra. Il secondo punto riguarda l'informatizzazione e le infrastrutture che saranno fondamentali come sviluppo. Ed è chiaro che la logistica rappresenterà il punto di partenza per aggredire i mercati, però i mercati vanno aggrediti se sono state costruite delle reti commerciali. Il rischio grosso è che forse questa è stata la causa più grande che ha avuto il Friuli. E non dico Friuli Venezia Giulia, ma proprio il Friuli, Udine, la provincia di Udine, che più delle volte rispetto a Trieste o rispetto a Pordenone si è concentrata più nel produrre che non nel pensare come vendere. Quindi va bene un'idea di logistica, però
però vediamo qual è la reale potenzialità e che cosa dobbiamo andare a fare su questi mercati. Se guardiamo i numeri del vino in Cina, la cosa Lasia, quali sono i numeri? Perché mi diceva qualcosa di sfatta un po' luogo comune, che ormai sono tutti... In Cina sono in tanti, che hanno soldi non sono proprio tanti tanti, in percentuale sono chiaramente più di noi, bevono e comprano come stato symbol, quindi in primis la Francia. Noi oggi siamo una delle realtà come la Delizia più grandi nel mondo del Prosecco, facciamo circa 15 milioni di bottiglie. Va considerato che il consorzio del Prosecco, gli ultimi dati che aveva in mano, registrano 0,5% di penetrazione nel mercato cinese. Bene, con uno 0,3 in tutta l'Asia. Per cui tanto o poco, perché parliamo di 1,5 miliardi di persone, ma insomma... Il consorzio del Prosecco fa 550 milioni di bottiglie, il 33% viene mandato negli Stati Uniti, un 30% di più l'Italia, un 20% va in Inghilterra, in Cina ci va lo 0,5%, fai lo 0,5% di... Va bene. I numeri sono quelli. Sui bianchi e sui rossi o comprano vini di pregio o se no... Sono dei cinesi e trattano il prezzo e vogliono comprare la roba che costa meno. Quindi Friuli Venezia Giulia lo vedo abbastanza tagliato fuori. Capito, quindi un'idea sì, utile, concreta, ma insomma non proprio un colpo di genio. Sì, è un'idea utile, concreta, è un punto di partenza importante, è un punto di partenza che fa capire che comunque si sta studiando qualcosa. Io in questo periodo ho poco tempo per sapere leggere di politica, forse non mi arriva neanche tanto, quindi non c'è tanto, però iniziare a ragionare dalla logistica va bene, però va concretizzato con dei progetti solidi. Certo, ma lei non si è posto il problema che forse la politica non è tanto presente, quindi, ma comunque lasciamo per questo è un altro discorso. La domanda iniziale, poi ci salutiamo, il Friuli perché non esplode con le potenzialità che hanno e soprattutto perché non esplode nell'alto di gamma, voglio dire, ripeto, lavoratori fino allo stremo, ma poi quelli che pensano, che vendano, che mostrano, che fanno sono altri. Ma ci sono diverse componenti, sicuramente caratteriali, sicuramente storiche. Tante volte la politica ha dato più peso al produrre che non al vendere, cioè ha creduto a chi ti diceva: guarda, sì, bisogna produrre così, facciamo questo prodotto, ok, facciamolo perché noi lo sappiamo fare, però non ci siamo mai posti l'idea di andare a vendere. Credo che il Friuli non sia povero di quadri dirigenziali. Appunto. Magari un po' povero di quadri dirigenziali nel pubblico, però uomini che si muovono e che fanno ci sono. E adesso è stato il Covid, c'è un'occasione enorme dei prossimi 5 anni perché gireranno i soldi del Recovery Fund. Certo. Anche se non sono diretti all'agricoltura arriveranno, quindi o si è nella partita o se si è fuori, questa volta qui la vedo dura. E ascoltare meno i voti e più le idee, credo. Questo è fondamentale. Benissimo, grazie al dottor Bellini e buon lavoro. Ecco, un'altra questione molto grave per certi versi, che è quella delle vaccinazioni, con le notizie di cui sapete, di cui tutti parlano, è appunto quella delle vaccinazioni. Cerchiamo di prenderla più alla leggera perché appunto molto meglio e molto prima di noi hanno già parlato del noto problema. Allora, si moltiplicano in tutto il mondo gli incentivi alla vaccinazione e come sempre gli Stati Uniti fanno da capifila, nel senso che molti stati hanno deciso di premiare chi si vaccina. Allora, lo stato di Washington ne ha inventata una abbastanza interessante, soprattutto per i giovani, credo, ma ci sono anche i fattoni, come si chiamano, e dice chi si vaccina, chi ha dimostrato di essere vaccinato anche solo la prima dose, avrà in premio uno spinello che gli verrà donato gentilmente dallo Stato. Poi ci sono stati che hanno già organizzato e avvertito le birrerie per bevute collettive anche per chi si vaccina, anche in enoteca volendo, costa un po' di più, ristoranti eccetera eccetera, bere gratis insomma. Poi in West Virginia si sono superati, hanno inventato una lotteria in cui si vincono soldi, camion, fucili da caccia e forse non solo da caccia, ma pistole, quindi ovviamente questo fa parte della cultura americana che ha anche delle leggere controindicazioni.
$50 a chiunque si metta a dichiarare appunto che provi che è stato vaccinato, $100, eccetera, eccetera, eccetera. In Cina, regime comunista, quindi insomma un po' meno come dire, creativo degli Stati Uniti, c'è chi avrà in premio un gelato vicino a piazza Tiananmen e poi ci sono due scatole di uova per le persone più anziane, così insomma integrano la dieta che non deve essere assolutamente molto ricca. Fin qui lo scherzo, fin qui la cosa divertente. La cosa più seria, perché noi siamo più seri, l'abbiamo dimostrato anche questa volta, è questa cosa che si chiama Va in scena il vaccino, l'ha organizzata Anatema Teatro o Anatema. Anatema, credo, teatro, e abbiamo con noi il direttore artistico Luca Ferri. Allora, complimenti per l'idea e com'è nata questa idea? Grazie. Perché, anzi, di cosa Buongiorno. si tratta? Lo dico subito, poi mi corregge. Chi sta aspettando di vaccinarsi al centro vaccinazioni della fiera, per un quarto d'ora si gode un classico, qualcosa del genere, abbiamo visto Manzoni, Boccaccio, una recita insomma, che appunto, come dire, rende più piacevole l'attesa. È così, io l'ho fatta proprio con l'accetta, insomma. Luca Ferri. Diciamo che il principio è questo: cambia solamente il momento della rappresentazione, nel senso che va in scena il vaccino, si svolge dopo aver ricevuto la dose di vaccino, quindi nei 15 minuti d'attesa prima di lasciare il centro vaccinale. L'idea è quella di dare una pillola, un vaccino in più oltre a quello proposto dalla medicina, quindi un vaccino dato dalla cultura, un vaccino dato dal teatro, proprio per sottolineare il concetto che grazie al vaccino tutto può ripartire e anche il teatro gode di questo beneficio, e quindi anche le arti teatrali, il cinema, la danza, la musica ripartono grazie a questa massiccia campagna vaccinale. Ecco, Sono dei sulla mini questione della recital. sperimentazione, la pillola della cultura è già stata sperimentata da voi, perché il lockdown e le chiusure varie avevano mandato in letargo, per non dire in catalessi o cose del genere, il mondo dello spettacolo e il mondo della cultura in generale, o sbaglio? No, è così. Posso dirle che, come diciamo anche durante il recital, questo letargo, se vogliamo così chiamarlo, è stato già vissuto tante volte nella storia dell'umanità. Pensi solo che Shakespeare si trovò costretto a chiudere durante il periodo della peste il suo teatro per addirittura 78 mesi, quindi per un tempo lunghissimo. Ma come è accaduto a Shakespeare, anche per noi, i teatri sono rimasti chiusi, ma all'interno gli artisti hanno continuato a lavorare. Shakespeare ha scritto Re Lear, per esempio, il Macbeth durante la quarantena. Così noi abbiamo continuato a creare e a cercare di nuove idee proprio per ripartire, e tra queste è arrivata Va in scena il vaccino. Come la prendono i vaccinandi, anzi i vaccinati a quel punto? Vaccinati. La prendono bene, nel senso che è una cosa inaspettata, non si aspettano di trovare questo momento che accompagna l'uscita dal centro vaccinale. Alcuni rimangono straniati, cioè non se lo aspettano proprio e sono contenti. Abbiamo moltissimi ottimi riscontri sui social, di mail, di gente che scrive che accetta con molto buon cuore questo momento, insomma, di sollievo. Insomma, un piccolo happening, ecco, al centro vaccinazioni della fiera. La cosa che rimarco è che siete i primi in Italia, e quindi credo che sia veramente un vanto per tutti e qualcosa che copieranno probabilmente in molti, ma comunque il vanto di poter dire in Friuli ci siamo inventati una cosa unica. Ma assolutamente, io spero che venga copiato il più possibile perché è una cosa molto piacevole e soprattutto è un incentivo per andare a vaccinarsi. È un progetto che è nato da Anatema Teatro in collaborazione assolutamente con la regione e con l'azienda sanitaria, quindi un progetto dove tante realtà hanno collaborato perché si realizzasse. E credo che se altre regioni, insomma, vorranno copiare questa idea, ben venga, perché quando si fa, insomma, qualcosa di buono è bene che si espanda. Assolutamente, altrimenti c'è sempre Anatema, scusate, teatro che può andare in Bravissimo. trasferta.
Sì, Anatema ha ripreso alla grande. Abbiamo un calendario che è partito da settimana scorsa e fino a fine agosto, con gran gioia posso dire che abbiamo solamente 2 sere libere. Abbiamo oltre 100 repliche tra lo Bene. spettacolo Inferno, che è lo spettacolo itinerante, e poi i recital, il Teatro Ragazzi, insomma, non solo in regione, ma in Trentino, in Lombardia, Molto in bene. Veneto e chiudiamo in Piemonte, quindi Bene, tante cose. due serate per una pizza che ci vuole come al solito. A parte gli scherzi, Esatto. grazie a Luca Ferri, direttore di Anatema Teatro, finalmente l'ho detto giusto, e buon Giusto. lavoro ovviamente. Complimenti. Grazie. Grazie mille anche a voi. Grazie, Grazie. arrivederci. Bene, abbiamo concluso anche questo decimo numero di Tantam, era un piccolo esperimento, le idee, vabbè, sono sicuramente opinabili, le considerazioni che facciamo sono altrettanto contestabili, ma era un tentativo di fornire dei punti di vista e anche dei punti di svista, volendo, questo capita molto spesso. Però abbiamo tentato, andiamo incontro all'estate, magari ci rivediamo. Buonasera a tutti.